Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. È cominciata la fase 2 e praticamente c'è libertà di movimento adesso, non è più come la fase 1, tutti chiusi in casa, ma molti hanno avuto il sospetto che con questa nuova fase molti abbiano capito, è finito tutto, basta così, non c'è più niente da temere. Torna alla vita di prima. Invece il contagio e questa malattia sono ancora assolutamente presenti. Si è riuscito solo a fare diminuire l'intensità proprio perché le persone sono rimaste distanti l'una dalle altre rimanendo in casa. Quindi il contagio è sceso, però i morti continuano a essere 2 giorni consecutivi 160. Il giorno prima era sceso a una cifra inferiore, ma sono poi risaliti e la curva è ancora lì. Quindi capite che ci sono paesi dove ci sono decine, migliaia e migliaia di nuovi contagi ogni giorno. Quindi la malattia, non è passata, il vaccino non c'è. Si parla addirittura tra 20 mesi, si dice forse non arriverà mai come quello dell'AIDS. E quindi si è detto si è trasformato, invece non è vero, col caldo diminuisce, invece non è vero, e così vengono adesso a galla, vengono fuori tantissime fotografie dove si vede la movida. Che cos'è la movida? È quando i ragazzi si assembrano fuori dei bar verso sera con l'aperitivo dove tutti parlano, si incontrano. Quella è un po' la movida, un termine spagnolo che indica proprio questo. Ma Conte è rimasto allarmato dalle foto che ha visto, come quella foto che avete visto in copertina. Non è una foto di repertorio, è una foto proprio di ieri, dove si vedono ragazzi seduti ai tavoli, senza mascherina, vicini, come se niente fosse, come se questa malattia colpisse gli altri, non colpisse noi stessi. Se colpisce sempre gli altri, però non è così. Ma Conte dice la movida, non è il momento, altrimenti la curva risale. Adesso ci sono multe che vanno dai 400 ai 3.000 euro. Quindi anche Speranza, il ministro della Salute, dopo aver visto Padova, Bologna, le immagini come quella di copertina, dice non si possono vanificare gli sforzi enormi fatti negli ultimi mesi. Intanto una circolare del capo della polizia Gabrielli e i questori si raccomanda il massimo impegno verso l'attività di controllo del territorio. Conte aveva detto: adesso con 60 milioni di italiani in giro non si possono controllare tutti, non si può mettere un poliziotto attaccato ad ogni italiano, ci vorrebbero altri 60 milioni di poliziotti. E quindi si demanda alle stesse persone, al loro, come si può dire, al loro buonsenso. Però ci sono tante persone che hanno buonsenso, però ce n'è una grande quantità, come vediamo in queste foto, che a volte ci sono persone che non hanno sale in zucca, proprio niente. Quindi io vedevo anche altri giornalisti che dicevano: ma com'è possibile? Non si può vietare ai ragazzi di andare, di uscire. Cosa fa? Li teniamo chiusi in casa e poi cosa facciamo? Moriamo di fame, moriamo in casa. Attenzione, il problema è che il giovane probabilmente se la cava. Difficile che un ragazzo giovane che si prenda questa malattia ci lasci le penne, ecco, muoia per complicazioni. Però quel giovane che ha preso la malattia, che magari probabilmente non gli succederà niente, quando va a casa contagia i genitori di una certa età, magari i nonni, magari il vicino di casa, magari un cliente del supermercato anziano che sta facendo la spesa. Quindi quando io ieri ho sentito questo giornalista, che è Nicola Porro, abbastanza arrabbiato e dire: ma cos'è questa cosa di vietare ai giovani, devono andare in giro? Sono rimasto un po' così, perché nel senso non è il giovane in sé che va a prendere l'aperitivo, che anche se si contagia forse non muore, diciamo così, forse. Il problema è che contagia poi altre persone, questo è il fatto. E mi stupisce queste prese di posizione di Nicola Porro, perché Nicola Porro è una persona estremamente intelligente.
è una persona sopraffina, di un'intelligenza superiore, però a volte cade su queste bucce di banana, secondo me. Probabilmente lui avrà le sue ragioni, però le sue opinioni, però io non le condivido in questo caso. Quindi da ora rimbalzano queste foto della movida serale, Palermo, Roma, Bologna, Padova. E quando ho visto una foto della movida a Palermo mi sono ricordato tanti anni fa, quando sono andato a trovare, io ero come direttore vendite. Avevo due rappresentanti in Sicilia, uno per la Sicilia occidentale, l'altro per la Sicilia orientale. La Sicilia è divisa in due, no? Due rappresentanti. E uno è rappresentante dipendente, l'altro con partita IVA. Mi ricordo che a Palermo sono andato con questo rappresentante la sera, finito il lavoro, siamo andati proprio dove c'era la movida di Palermo, dove c'erano quelli giusti, no? Ecco, i ragazzi, quelli di fascia. E così. Mi ricordo proprio un bellissimo posto in centro, dove tutto questo luogo di incontro, e guardando una di queste foto della movida di questi giorni, dove tutti sono scandalizzati, ho proprio rivisto lo stesso posto dove sono stato io, a Palermo, bellissima città, e saluto i palermitani, belle, belle persone. E così ci sono state le foto di Palermo, Roma, Bologna, Padova, quindi un po' tutta Italia, non c'è al sud o al nord, si parla in maniera trasversale qualunque città, d'Italia, migliaia, centinaia le immagini di assembrati, ragazzi assembrati senza mascherina, con il bicchiere in mano, allarmano il governo e le forze dell'ordine. Il ritorno del contagio purtroppo ci sarà, prima o poi tornerà, perché non essendoci un vaccino e questa malattia è altamente contagiosa, vuol dire che tornerà, purtroppo. Spero di essere smentito. Conte, preoccupato sulla tenuta, dice: grazie a voi italiani, ma non è finita. Chiariamolo, non è il tempo dei party e della movida, altrimenti la curva risale. Abbiamo tolto l'autocertificazione perché la curva era sotto controllo, ma nessuno pensi che sono saltate le regole di precauzione, dichiara lasciando il Senato e parlando con una signora che lo aveva fermato per lodarlo. Quindi ripresa immediata dei servizi mirati in tutta Italia nelle zone della Movida. Chi non rispetta i divieti subirà la sanzione da 400 a 3.000 euro. C cosa può essere una sanzione? Arriva la polizia, tu stai senza mascherina in un tavolo, tutti stretti con 5-6 persone e tutti prendono una multa che può essere da 400 ai 3.000 euro. E Roberto Speranza dice: non si possono vanificare gli sforzi enormi fatti negli ultimi 2 mesi e gli investimenti straordinari finanziati nell'ultimo decreto, dice il ministro della Salute. Se la curva riparte saremo costretti a richiudere. Io non credo. Allora, la curva andrà a ripartire, ma io non credo che il governo potrà chiudere delle zone, ma poi le zone potrebbero diventare tutta l'Italia, questo è il problema. Certo, pensare che si è distrutta l'economia italiana per tenere chiuso 50 giorni o più, per poi vedere questi ragazzi lì completamente senza capire quello che stanno facendo, il rischio, non per loro, ma soprattutto anche per i loro familiari, i loro parenti. Questo è l'incredibile. E quindi pensare che c'è gente che non gliene frega assolutamente niente, che l'Italia ha distrutto la sua economia per fare scendere i morti e i contagi. Ecco, questo è successo, ha distrutto l'economia per tenere chiuso, per salvare delle vite umane, per non fare come in altri paesi come la Svezia, che non ha chiuso e sono leader in Europa per contagi in proporzione alla popolazione. Loro non hanno chiuso niente e ci sono più morti su ogni milione. Sono il record in Europa. Quindi, avendo chiuso in Italia, abbiamo scongiurato altre decine di migliaia di morti. Quindi questo menefreghismo che si vede in giro è abbastanza inquietante. Anche Luca Zaia, il presidente del Veneto, ha volutamente scelto parole forti, dicendo: li aspetteremo davanti alle porte dell'ospedale.
Ma purtroppo i giovani probabilmente non ci andranno in ospedale, saranno i loro genitori e i nonni che avranno contagiato per andare alla Movida senza la mascherina, perché la mascherina non è da figo, cioè se tu vai lì vestito bene, tutto mezzo abbronzato, col bicchiere in mano e lo sguardo da James Dean, se ti metti la mascherina diventi uno che non è figo, e allora capite, no? Voi mi capite perfettamente, voi che state ascoltando quello che sto dicendo. E così Luciana Lamorgese dice massima durezza sulle multe, e il capo della polizia Gabrielli dice il massimo impegno verso l'attività di controllo del territorio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.